Voi siete riuscita a recuperare una partita difficile con un calcio di rigore, il pareggio come lo prende mister Cociani? Ma io sono molto contento soprattutto degli ultimi 30 minuti della squadra, dove insomma ha voluto fare di tutto per cercare di pareggiare ed è riuscito a raddrizzare una partita che ci ha visto in difficoltà per un tempo qualcosa. Quindi sono contento soprattutto per il fatto che questo fatto degli ultimi 30 minuti avere un attimino avuto la possibilità di anche ruotare certi giocatori che oggi ho recuperato, per esempio Catania, e dà la possibilità a questa squadra insomma di ritornare ai livelli che eravamo prima. Quindi io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché secondo me gli ultimi 30 minuti hanno dimostrato di avere cuore, di avere attaccamento alla maglia, e quindi io ho fatto i complimenti perché veramente contro un ottimo Brian, un'ottima squadra che è venuta qui giocando il suo calcio e che per lunghi tratti, devo essere onesto, anche ci ha messo in difficoltà. Quindi io sono contentissimo di questo punto e ho fatto i complimenti di nuovo, torno a ribadirlo, ai ragazzi perché lo hanno voluto riuscire a raddrizzare la partita, quindi questo è un bel segnale assieme ai recuperi insomma dei giocatori che stiamo procedendo. Adesso vediamo cosa purtroppo è successo a Cantarutti, che è sul reparto fuori quota. Oggi eravamo già privi di qualche pedina e sarebbe un problema per noi aver perso lui in questo momento qua. Manca ancora questa prima vittoria del 2019? No, noi la prima vittoria l'abbiamo fatta a Cordenons, in casa sicuramente manca la prima vittoria, però secondo me con questo piglio qua degli ultimi 30 minuti andremo vicino sicuramente in una delle prossime partite, soprattutto perché insomma stiamo cominciando a recuperare giocatori e i giocatori cominciano ad avere una condizione un po' accettabile.